Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale YouTube. Ti auguro una nuova giornata attiva e divertente per il tuo programma. Cosa segnaleranno oggi i segnali? Oggi è mercoledì 30 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Idee brillanti e costose. Portafoglio permettendo. Di idee brillanti e costose ne sfornate a getto continuo, il problema, con la luna alta nel cielo e in quadratura, è tradurle in pratica, specie se il portafoglio non è poi così pieno come vi piacerebbe. Fortunati come siete al momento, potete comunque contare su un amico, che vi concede un prestito a tempo indeterminato e senza interessi, non si sarà per caso invaghito di voi? Come resistere, del resto, al vostro sorriso furbetto e convincente? Accettate l'offerta ma ripromettetevi di fare i bravi, cominciando a risparmiare già da domattina. Dubbi e notevoli contrasti possono pervadere la coppia che così sente il peso delle incomprensioni e il rapporto potrebbe incrinarsi presto. Allontanamento di persone a cui si è interessati, i single neri sentiranno particolarmente. Troppo tempo a cellulare vi faranno perdere il gusto della vita e creeranno un certo disordine facendovi perdere il gusto dei contatti diretti con le persone. Buone opportunità di chiarimento con un vostro ex partner, mettete in gioco tutte le vostre logiche persuasive e cercate di fare sfoggio di sicurezza, almeno oggi. Giornata fortunata per i nati di venerdì e lunedì. Potreste anche pensare di tentare moderatamente la fortuna e magari realizzare un piccolo desiderio. Adesso hai solo bisogno di serenità e non puoi permetterti di discutere con chi non vive la tua stessa situazione. Qualcuno lontano da voi vi sta pensando intensamente, potreste anche voi fare un primo passo. In questo momento ha bisogno di voi e del vostro coraggio. Ricevendo oggi un consiglio ragionate sempre con la vostra testa, non lasciatevi trascinare dalla corrente dei benpensanti e se avete qualche marachella da nascondere, continuate pure a nasconderla senza confidarla. Cura la dieta. Verdure fresche o poco cotte ti faranno molto bene. Regola meglio gli orari destinati a pranzo e a cena. Se siete intenzionati a chiedere un prestito o un mutuo, vagliate e valutate più proposte possibili. Non abbiate timore di spendere il tempo necessario per valutare la vostra situazione alla luce del prestito o del mutuo che richiederete. Alti e bassi d'umore, stanchezza, nervosismo. Evita i pettegolezzi. Giornata strana e piena di contraddizioni, cerca di adeguarti alle situazioni che si verificheranno. Provate qualcosa di nuovo che sconvolga, per modo di dire, la vostra routine per esempio, fate un'altra strada per andare al lavoro. Anche superficialmente avrete la sensazione che tutto stia andando per il verso giusto e questo vi spingerà ancora di più a proseguire. Ottime occasioni in campo sentimentale. Se vi sentite sfiorati da pensieri negativi, una buona passeggiata potrebbe scacciarli via, lasciando il posto alla comprensione. Vivete questo giorno d'estate in allegria. La notte farà in modo per voi di svegliarvi completamente riposati e rilassati, grazie a Venere benefica che attraversa il segno vostro amico del Leone. In famiglia e con gli amici il vostro carattere estroso e socievole terrà sempre banco. Una forma fisica invidiabile e un umore alto vi accompagnano in questa giornata estiva che gratifica serenamente il vostro io. In amore avete tante cose da dire e da chiarire il prima possibile. Siete stanchi della solita routine e ci sono diversi atteggiamenti del partner che proprio non vi vanno giù. Siate chiari e fate valere le vostre ragioni. Sul lavoro dovete fare i conti con troppe spese, cercate di contenervi. Cari gemelli, oggi potreste sentirvi un po' sotto pressione, potrebbe esserci anche un calo fisico e qualche dubbio a livello psicologico. Niente paura, però, perché le decisioni importanti andranno prese a luglio. In amore rimandate le discussioni, soprattutto se ci sono stati problemi nella coppia. Ogni tanto avete bisogno di essere adulati per svolgere bene i vostri compiti, ma capite che questo non si può verificare ogni giorno. Oggi, ad esempio, le persone non saranno molto disponibili nei vostri confronti, se non mostrerete almeno un po' di impegno. Tutto sarà molto più facile, se la prima impressione che avranno di voi sarà buona. Anche voi vi sentirete molto più realizzati, se non vi dovrete lamentare in continuazione. La Luna e Nettuno,
alti nel cielo in quadratura, creano confusione. Emozioni intense ma ambigue, desideri fugaci che oggi sembrano importanti ma domani sfumeranno senza lasciare traccia. Una sola cosa concreta, denaro ben speso. Con l'appoggio del sole, lavoro sicuro e denaro a sufficienza, date retta al vostro inquilino Mercurio che di commercio se ne intende e spendetelo bene. Amore ed Eros, difficile oggi dare un nome ai vostri sentimenti. Avvertite tentazioni vaghe che vi sfuggono prima che possiate afferrarle, con emozioni fluttuanti anche nei confronti di persone care. Come dice Pascal, il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. Possessività nella coppia dove cercate radici e punti di riferimento, nelle relazioni amorose siete più attratti dalla comunanza di interessi e di intenti che dal sesso e dai giochi erotici. La vostra sete di libertà risplende in campo sentimentale. Forse un po' troppo se siete accasati felicemente o intrattenete una relazione fissa. Venere in Leone e Saturno in Acquario vi obbligano a uscire allo scoperto e mettono alla prova la vostra sincerità, il vostro gusto per lasciarvi aperte tante possibilità. In ogni caso, il cielo dovrebbe proteggervi e, per chi di voi ama fare le ore piccole, mai come adesso, per voi sarà tenera sarà la notte. Lavoro e denaro, non ci sono incertezze né dubbi sul fronte finanziario, buoni guadagni e entrate in salita grazie a investimenti azzeccati, ben consigliati da un esperto di vostra fiducia. Al lavoro non prestate attenzione a pettegolezzi che vi mettono in allarme con chiacchiere costruite sul nulla. Oggi andate a mille, porterete a casa una mole incredibile di lavoro e i rapporti con i colleghi saranno fenomenali. Non c'è obiettivo che non potrete raggiungere. Approfittatene, giornate così sono oltremodo preziose e non capitano spesso. Il team Venere, Marte vi guarda benevolo dal segno del Leone. Se maneggiate il denaro nella vostra professione, una situazione astrale propizia vi favorisce nelle transazioni e negli scambi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 30 di maggio al 5 di giugno. Se svolgete un'attività artistica siete particolarmente avvantaggiati dai pianeti quest'oggi. Benessere, possibile qualche fastidio per chi soffre di asma, anche la gola è sottoposta a spiacevoli irritazioni. Evitate ambienti fumosi e badate all'alimentazione, il consiglio di un nutrizionista può essere prezioso per evitare sostanze allergeniche e indicarvi i cibi più adatti a voi. L'allineamento planetario di oggi ti fornisce supporto e ti dà la possibilità di stabilizzare l'energia emotiva attraverso l'attività fisica. L'esercizio che ottieni tonificherà e rafforzerà i muscoli e, a sua volta, ti sosterrà quando affronterai sfide inaspettate della vita. Per lei, occhiate ammirate al vostro look vi confermano che avete fatto la scelta giusta, l'autostima vola in alto. Per lui, un pizzico di sicurezza economica vi rende più propositivi anche in amore, infatti lei comincia già a fare progetti. Colore delle emozioni, grigio-azzurro. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.